Intanto io mi scuso del ritardo, saluto i compagni, semplicemente dovevo fare la registrazione di una trasmissione che va in onda praticamente ora alle 7, perché il paradosso della contemporaneità è questo, io sto qua adesso e parlo con voi, registrare la trasmissione fra le 5 e le 6 che va in onda ora. Si chiama tra l'altro Bar Condicio e praticamente tra le cose che abbiamo toccato c'è anche il ponte sullo stretto, perché oggi Berlusconi ha ritirato fuori il suo leitmotiv preferito. Intanto mi scuso del ritardo, ma siccome io campo come consulente sui fondi europei, quando mi chiamano ogni tanto è qualche ospitata, siccome sempre in questo momento di carattere professionale, chiaramente non mi rimango, che non sono solito arrivare in ritardo e tantomeno intervenire ad una cosa che non ho ascoltato gli interventi comunque. Questo rimango come stato recentissimo, per essere esplicito. Fatta questa premessa, visto che è stato chiesto di stringere, io andrò per alcuni punti schematici, in parte intrecciando alcuni temi del libro che ho pubblicato a novembre per la casa editrice DS, la casa editrice della CGL, il cui titolo è già emblematico. Sud, colonia tedesca, sottotitolo, la questione meridionale oggi. Inteso il sud come sud Italia e l'Italia anche come sud Europa. Che in parte si incrocia con il tema della giornata di oggi, perché lo spostamento del baricentro da Roma a Milano, qui avrei fatto benissimo a fare un'iniziativa su questo, è assolutamente non solo nelle cose e nei progetti di quello che rimane della classe dirigente attuale in Italia, ma soprattutto ha un altro lato della medaglia, che mentre noi abbiamo visto Renzi fare pubblicità sul cosiddetto masterplan per il sud, in realtà le risorse al sud Italia sono state ridotte. Nel contempo, io insomma, lo dico con molta chiarezza, da soggetto che si definisce ancora marxista, è difficile definirsi marxista comunque, paradossalmente oggi essere keynesiani, quindi difendere l'intervento pubblico, il potere dello Stato, quindi anche il potere dello Stato di intervenire nelle aree disagiate, quindi l'Italia, il sud Italia, o le aree disagiate sparse del paese, è una cosa, tra virgolette, estremista, per cui, per essere chiari, se uno estrae il discorso di Aldo Moro degli anni 60 di Pasquale Saraceno e lo piazza oggi, Pasquale Saraceno, il presidente della Spinez, lo citavo subito il mezzogiorno più importante, diciamo, della storia d'Italia, sembra un pericoloso estremista, perché se oggi i cinesi e indiani che arrivano in Nord America, oggi passando per la rotta baltica, passano per la rotta atlantica. Allora domanda, intorno al tema del mio libro sul colonia tedesca, punto qual è? Olandesi e tedeschi, qui tedeschi per me a Rotterdam non passa quasi più niente, se gioca tavolo davanti al Crotone diventano competitive, sarebbero contenti? Assolutamente no. Questo diciamo, è uno dei punti poi politici, perché se io ho un sistema produttivo che funziona per la sua attraibilità territoriale, non perché faccio tanto il fiscale con i fondi europei come fanno i paesi dell'est Europa, è chiaramente che è un problema, perché anche se la liquida fiscale è alta in Italia, se io ho dei territori che sono più attraenti, gli investimenti arrivano automaticamente, creo tra l'altro situazione stabile. Aggiungo una cosa su questo. Esatto, è un punto che Canesi è allievo di Canella, cioè una scuola di urbanistica del Politecnico Milano degli anni 50 e 60. All'indietro poi c'è la rete stretta. La rete stretta con un ruolo di distretto che non è quella di Viesti degli anni 90, per cui più o meno diciamo, vabbè, mettiamo un po' di fondi europei in un'area, mettiamo un po' d'aziende una accanto all'altra, poi insomma, abbiamo l'economia, scusate la cozzezza, di Clinton che tira, più o meno abbiamo qualcosa, non funziona così, se vista la fine dei distretti meridionali non è stato un vero disastro. Quindi mi avvio a concludere, dato il tempo, l'idea diciamo per rovesciare il baricentro sarebbe quella di Canesi, sarebbe chiaramente un uso virtuoso dei fondi europei su questo e anche degli altri fondi nazionali. Sottolineo una cosa: Fondo Sviluppo e Coesione, che non è un fondo europeo, è il fondo principale su cui delibera il CIPE, ha una dotazione attuale di 46 miliardi. Domanda, il ciclo è 2014-2020, la spesa di 35 miliardi su 46 è posposta al 2020, legge di stabilità.
Ma se io ho una dotazione di 46 miliardi e ne pospongo la spesa a 35 su 46, è chiaro, dopo il 2020, è chiaro che sto indirettamente tagliando. Perché? Perché se devo raggiungere un deficit pari a meno 0,2% sul PIL nel 2020, questo è l'impegno, cioè il pareggio di bilancio, io gli spazi di manovra non ce l'ho, e qui poi andiamo al problema, diciamo, del pareggio di bilancio. Attenzione, mi avvio a concludere su quello che accadrà, che è relato al tema di oggi, lo incrocia in modo sostanziale, anche se apparentemente non c'è un legame diretto. Weidmann, presidente della Bundesbank, ha detto chiaramente più volte, i tedeschi e olandesi su questo lo sanno molto chiaro, che i titoli di Stato, i BTP, presenti nei bilanci delle banche italiane, sono stati acquistati, se non vi ricordate, fate presto, no? Fate presto, sono 24 segnali, la BCE prestava i soldi alle banche italiane, allora all'1%, che acquistavano i BTP rastrellandoli dalle banche del nord Europa, quindi le banche italiane sono gonfiate in BTP. Dopodiché arriva e dice, però i BTP sono rischiosi, perché voi italiani mandolino, per citare Fantozzi, non siete virtuosi, quindi non siamo sicuri del vostro debito, che dovete fare? Svendere i BTP. Fare cosa? Comprare i titoli di Stato sicuri. Indovinate quali sono? Punto. Hanno chiesto agli spagnoli la stessa cosa del bonus, cioè di Stato spagnolo. Attenzione, questa cosa, se viene agita anche solo in minima parte, è una bomba, cioè fa risalire lo spread, fa risalire i tassi di interesse sul debito, e quindi gli spazi di manovra per investire diminuiscono, perché se io mangio l'avanzo primario e qualunque margine di manovra per pagare gli interessi vanno su, non perché non sono virtuoso, ma semplicemente perché c'è una richiesta di svendere, come ho detto, di BTP e di acquisto del Bund, io divento sempre più colonia tedesca. Perché? Perché io non ho spazi di manovra per invertire quella tendenza a Roma verso Milano, perché non posso investire nel mezzogiorno, perché io gli investimenti li faccio a debito, ma gli investimenti a debito non li faccio se lo spread risale e l'asse di interesse aumenta. Quindi sembra che non ci sia un collegamento, ma in realtà è molto forte. Quindi dietro questa richiesta, e qui lo dico keynesianamente, c'è una richiesta di azzeramento del potere di intervento degli stati del sud Europa. Attenzione, quindi loro, come ho detto prima, tramite vincoli tecnici fanno politiche neoliberiste. E chiudo su questa cosa: se noi vogliamo reinvertire questa tendenza di meridionalizzazione nel senso dei deteriori del sud Europa, dobbiamo stare attenti sia ai vincoli tecnici e avere un progetto sul capitalismo italiano che secondo me è un più utile quello di Venezia. Grazie dell'attenzione. Ringrazio i miei compagni che sono più di questi.